programmino che ho perso. Dov'è il mio programmino? 30ª puntata di tutti, ho lasciato. Ah, mi sono ricordato dove ho lasciato il programma di questa settimana. È appena finito il corso di aerobica. Mentre noi parliamo, vi faccio vedere anche quello che era l'aerobica. Siamo alla Body Boom, guarda, vedi, sta qui. Body Boom. E andiamo dall'altra parte. Andiamo a prendere il programma di questa settimana. Oggi è il mio onomastico, ragazzi, grazie a tutti quelli che si sono ricordati del mio onomastico. Quindi ti faccio vedere l'ingresso di questa palestra, guarda. È un errore o è? Dove viene questa cosa? Antenna 3, il programma è tutti e lui è il Pulcino Ciccio. Complimenti. Grazie, non ci vuoi dire perché Palextra è scritto così? Ah, chiedo ai proprietari. Chiediamolo ai proprietari. Un'accoglienza incredibile ci hanno fatto. Palextra, poi vabbè, io sono latino, che ignorante che sono, non le voglio dire neanche queste cose. Turno breakfast 13.30, 14.30, pensa che, guarda, 14.30 questo è l'orario della nostra trasmissione il sabato, quindi probabilmente state guardando la trasmissione, guarda che camion che traina, è enorme, soccorso stradale, ma c'è. 14.30 è l'orario in cui andiamo in onda il sabato, dicevamo Body Boom e la palestra a Castellamare. Per contatti, ve lo dico subito, che sta scritto qua? 871-3701 è il numero di questa, di questo grande complesso sportivo, mi piace chiamarlo così, 081 per chi chiama da fuori Napoli. I corsi sono fitness, bodybuilding, step, ginnastica artistica, danza classica per bambini, danza moderna, aerobica tutti i giorni, corsi mattutini e serali, cardio fitness, ginnastica correttiva, ginnastica dimagrante, ginnastica estetica. Mamma mia ragazzi, in napoletano si dice un papillo. Corsi di difesa personale, balli latino americani, stretching, sauna, massaggi, estetica.
Eccoci qui, la presenza di tanti motorini, di una Vespa antica, una Lambretta, anzi questa è una Lambretta, no Vespa, questa è una Vespa Piaggio, proprio originale. La presenza di questi motorini, dicevo, testimonia la cospicuità di presenza all'interno di questa palestra. E questa è Rosa, una delle ragazze che frequentano questo corso. Sei stanca? No, sto benissimo. Stai benissimo, ciao! Queste invece sono le ragazze che ci hanno. Grazie per il saluto di prima. No, ciao Daniele, auguri! Grazie per gli auguri, ci prendiamo anche gli auguri in registrazione, grazie. Come fate a sapere che oggi è San Daniele? E niente, ho un amico e lo so, poi sta nostro calendario. Cioè. Perché siete qui? Informazioni perché dobbiamo venire in palestra a fare aerobica. Ti hanno già dato le informazioni? Sì. E quali sono le informazioni? Aspetta, che informazioni hai dato a queste ragazze? Che cosa le hai detto? Per esempio, quanto costa iscriversi qui? Non hanno parlato con me. No, non ce lo vuoi dire quanto. Vieni a vedere, vieni. Vieni a vedere, vado in diretta. Guarda che casino che c'è qui, guarda. Mamma mia. Lei si è fatta due corsi. Ti sei fatta due corsi tu. Non sei stanca? È stanca perché è stanca di parlare con noi. Qui siamo, vi ricordo che siamo sempre alla Body Boom a Castellammare di Stabia. È iniziato il corso di ginnastica artistica per prenotazioni per visite mediche. Body Boom alla palestra per motivi amministrativi, si prega la gentile. Questo che è un bagno? Ah, questa è la sauna, perché c'è la sauna. Turno di breakfast così, c'è la lampada così. Aspettate che. Scusate, ma qui c'è anche la sauna. Qui tutti ci meno, dimmi. No, sai cosa? Devo fare l'intervista all'insegnante aerobica. Ah, dov'è l'insegnante aerobica? Andiamo dall'insegnante aerobica. Dov'è? Si nasconde per l'intervista. Vai, intervistiamo l'insegnante aerobica. Eccola lì. È lei? No. Dov'è? Qui. Abbiamo l'insegnante aerobica scatenatissima. Ti abbiamo vista prima, ti abbiamo registrata. Sì, anche io ho visto il padre. E ci siamo molto divertiti. Ciao mamma, salutato già mamma. Hai salutato mamma, l'abbiamo visto prima e mentre parliamo con te lo stiamo anche... E poi diciamo la verità, per te è un mestiere o un hobby? No, è un mestiere. Buon lavoro. Mi raccomando. Stiamo sudando, come mai si suda qua? Pure tu, hai fatto ginnastica? Ah, no, lo so, l'emozione. Sei emozionato? Anche sì, perché la nostra palestra è troppo bella, perciò sei emozionato. Ah, è tua? No, la nostra. Da quanto tempo vieni qui? È un anno, più di un anno. Ah, ecco, perché quindi tu vieni talmente tante volte qui che oramai sì. Ti senti di casa. È casa mia, seconda casa. A casa, palestra Body Boom, Body Russo, no? Body Boom, basta. Body Boom. Boom, sapete che facciamo adesso? Sapete che facciamo?
Siamo al poligono di tiro e abbiamo avuto l'idea geniale, tra virgolette, di andare a chiamare il nostro collaboratore Valerio a telecamera accesa. Ciao bello! Qual è il... Dov'è che si spara? Qui si spara, qui. Ah, qui. Ecco qui. Vieni. Ah, ma che spara qui. Vieni, vieni. Spegni la luce, spegni la luce. Ma dov'è? Valerio. Ma che è qua? Aspetta, fammi vedere, non l'ho mai visto. Ma cos'è qua? Ma che è? Questo è un gioco? Come cos'è? Spara aria qui? Non è un gioco, è uno sport. È uno sport? Sembra il gioco, io ci giocavo. Ops. Guarda come spara lui. L'hai preso? Sì, ma io non sono un tiratore di pistola, io sparo di carabina. E che differenza c'è fra una pistola e una carabina? Prima la lunghezza, poi il metodo di tiro. Ma qui si usa, qui dentro che si mette l'aria in queste pistole? Chiudendola, entra aria e l'aria compressa. Ah, bellissimo. Questa è l'aria compressa. Posso impugnare questa? Mamma mia, è che ho la mano troppo grossa, perché non mi c'entra? Perché vengono sagomate a seconda del tiratore. Mi fai fare un tiro con questa? Posso? Madonna mia, non ho mai sparato. Vediamo se la posizione è quella giusta. Sembra. Ti do il microfono, tieni. Invertiamo i ruoli. La pistola sempre in mano. Ti parla al microfono, così mi insegni. Com'è? Allora, girati al contrario, prima cosa. Una mano. Sì. Allora, stringi un po' i piedi. Sì. Poi miro e sparo. Con l'occhio destro. Attenzione che il grilletto è molto leggero. Mira sotto al nero. Che ho fatto? Buono. Un po'. In zoom sul coso. Com'è andato il punteggio? Avvicina. E qual è il mio tiro? Potrebbe essere questo qua. Non lo so, è andato fuori. Ah, fammene fare un altro e poi ce ne andiamo. Sì, vi ricordo. Siamo al poligono tiro a Castellammare. Bersaglio. Nuovo. Tu come ti chiami? Luigi. Grazie a Luigi facciamo un altro tiro, Microfono a te, Allora, per caricare l'arma, prima cosa, l'arma sempre puntata in avanti e scarica. Allora, devi prima aprire in questo modo. Sì. Metti il pallino con la parte chiusa in avanti. In avanti. Qui. Certo. In centro. Centro. Ah, ecco qua, così. Ecco. Allora, poi chiudi. Chiudo. Ecco fatto. Altro tiro. Guarda, ecco, questo è il mio punteggio, 2, giusto? Esattamente. Grazie, ti lascio al tuo sport. Andiamo a cercare Valerio e chiudiamo questo servizio dal poligono. Una cosa molto improvvisata, ma come sapete le cose improvvisate sono sempre quelle che ci divertono di più. Yeah. Che significa? Valerio, come va col lavoro? Sto bene. Questo è il tuo punteggio? Sì. Ma l'hai bucato tu con lo spillo? No, con la pistola. 2, 4, 5. Sei riuscito a fare un bersaglio così? Sì, questi sono quelli là che ho fatto questo fino adesso. Fatto prima. Questo fa schifo. Questo quasi centro. Questo anche centro, questo centro. Valerio, non lo sbagli mai. Io vi volevo presentare il Pulcino Ciccio. Attenzione. Scusate, no, è che conoscete questo pulcino? È una benedizione a Ciccio. Il cappellino del Giro d'Italia
Tutto questo allo strepitoso prezzo di 10.000 lire. No, volevo dire che nessuno mi ha chiamato. Ti posso chiedere una cosa? Perché hai le corna così lunghe? Quante pecore hai? No, di lì. Ma io ho tanto a comprare. Noi facciamo la televisione. La perché non ci hanno mandato la televisione? Non perché. Non gradisco di essere intervistata, grazie. Ma scusa, sto telefonando. Ma voi non mettete davanti ai telespettatori il Pulcino anche a Benevento, guarda. Noi penso che non abbiamo niente da rimproverarci. No, non può passare nessuno. Forza. Michele, scusa, spostiamoci da qui, sai perché? Perché ho fatto una puzza. No, sto benissimo. Stai benissimo, ciao! Queste invece sono le ragazze che ci hanno. Grazie per il saluto di prima. No, ciao Daniele, auguri! Grazie per gli auguri, ci prendiamo anche gli auguri in registrazione, grazie. Come fate a sapere che oggi è San Daniele? E niente, ho un amico e lo so, poi ci sarà il calendario. Cioè. Perché siete qui? Informazioni perché dobbiamo venire in palestra a fare aerobica. Ti hanno già dato le informazioni? Sì, sì. E quali sono le informazioni? Ah? Aspetta, che informazioni hai dato a queste ragazze? Che cosa gli hai detto? Per esempio, quanto costa iscriversi qui? Non hanno parlato con me. No, non ce lo vuoi dire quanto. Siamo ritornati da Pipolo, questa è la palestra Body Boom. Qui sta iniziando il corso. Vieni a vedere, vieni, vieni. Vieni a vedere, guarda, in diretta. Guarda che casino che c'è qui, guarda. Mamma mia. Lei si è fatta due corsi. Ti sei fatta due corsi tu. Non sei stanca. È stanca perché è stanca di parlare con noi. Noi sapete che facciamo a questo punto? Da People, che è il negozio che fra un po' rivedremo, ci lanciamo al poligono di tiro dove io sono andato a fare delle cose. Grazie a Valerio che ci ha ospitati, tra virgolette, al poligono di tiro dove ci siamo fatti un po' di sparatorie. Qui siamo, vi ricordo che siamo sempre alla Body Boom a Castellammare di Stabia. È iniziato il corso di ginnastica artistica per prenotazioni per visite mediche. Body Boom alla palestra per motivi amministrativi, si prega la gentile. Questo che è un bagno? No, questa è la sauna, perché c'è la sauna. Turno di breakfast così, c'è la lampada così. Aspettate che. Scusate, ma qui c'è anche la sauna. Qui tutti ci meno, dimmi. No, sai cosa? Devo fare l'intervista all'insegnante di aerobica. Ah, dov'è l'insegnante di aerobica? Andiamo dall'insegnante di aerobica. Eccola lì. È lei? No, dov'è? Qui abbiamo l'insegnante d'aerobica scatenatissima, ti abbiamo vista prima, ti abbiamo registrata. Sì, anche io ti ho visto il padre. E ci siamo molto divertiti. Ciao mamma, salutato già mamma. Hai salutato mamma, l'abbiamo visto prima e mentre parliamo con te, lo stiamo anche rivedendo, immagino, mentre io e te che parliamo bello. Di questa cosa, c'è un movimento pazzesco, una musica ritmata sotto perché c'è già questo ritmo che. Come ti chiami? Diciamo? Annarita. Annarita fa aerobica alla Body Boom a Castellammare. Sì. Sono decenni che tu fai questo tipo di mestieri. Sì. 2 anni.
E poi diciamo la verità, per te è un mestiere o un hobby? No, è un mestiere. Ah, quindi tutto il giorno tu a zompellare, bang, bang, sì, bang. Anche quando studio, per tenermi in forma sempre. Che studi, fai università? Sì, giurisprudenza. Evviva una avvocatessa? Sì. Futura? Che, il sogno nel cassetto tuo qual è? Dai, diciamolo. Fare l'avvocato danzante. Ah, l'avvocato danzante. Cioè, vorrei trovare un mestiere che accoppi sia l'avvocato che l'insegnante. Di dove sei? Sono Annunziata, Forza Savoia. Non diciamo questo, ci facciamo i nemici, ci facciamo i nemici. No, no, ma noi mandiamo tutto, mandiamo tutto. Marianna Russo, eccola qui, una cliente di questo posto. Mi scappa da ridere, Daniela, ti prego. Buon lavoro. Stiamo sudando, come mai si suda qua? Pure tu, hai fatto ginnastica? No, no, lo so, l'emozione sarà, no, l'emozione. Sei emozionato? Anche sì, perché la nostra palestra è troppo bella, perciò sei emozionato lui. Ah, è tua? No, la nostra. Da quanto tempo vieni qui? È un anno, più di un anno. Ah, ecco, perché quindi tu vieni talmente tante volte qui che oramai sì. Ti senti di casa. È casa mia, seconda casa. A casa, palestra Body Boom, Body Russo, no? Body Boom, basta. Body Boom. Boom, sapete che facciamo adesso? Sapete che facciamo? Adesso andiamo a vedere che cosa succedeva a Santa Maria la Carità con un furgone itinerante. Noi siamo andati in giro con un'unità mobile. 3, 2, 1. Buonasera, collegamento da Santa Maria la Carità. Questo è l'applauso dei ragazzi che sono qui con noi in piazza. Guardate che applausone, guardate, incredibile. Ah, eccolo qui. È arrivato con un secondo di ritardo Ciccio, sono molto triste, sono triste. Ciccio è partito, è andato negli Stati Uniti, è andato a farsi clonare. Stiamo estraendo il suo DNA, sì è vero. Però abbiamo una foto di Ciccio con le nostre due angele, le nostre ragazze Cicce. Grazie Ciccio. Questa è una foto per ricordarci di Ciccio che dall'altra parte dell'oceano ritornerà l'8 novembre. Non è vivo, non essere così cattivo, è vivo. Il collegamento è con Antenna 3, il programma si chiama Tutti, il collegamento virtuale con Ciccio, il nostro pulcino che tornerà fra 15 giorni dal suo lungo viaggio. DJ Fly si balla. Signori e signori, siete pregati di dare uno sguardo verso la console. Da questo momento è occupazione abusiva da parte del DJ. La porta del cielo è magica, piena di luce. Tu sai che io ho la chiave. Quando si apre le vostre mescole migliaia di stelle, migliaia di musica. Vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, regaliamo al primo che si avvicina qui una polo e un cappellino. Il primo che arriva qui, eccolo qui, evviva il coraggio. Per te una domanda, tra un minuto. Hai vinto questa polo e un cappellino, non esibito da Black and White. Come si chiama il programma che... Tutti. Come? Tutti. Brava, hai vinto una polo e un cappellino. E polo non che via i fogli. Una polo e un cappellino da ritirare da Black and White. Sai dov'è Black and White? Sì. Dov'è? Lo diciamo alla prossima rossa. Sì. Fontane piccole o in via delle fontanelle? Ehi. Aspetta. No, allora voglio fare il galantuomo, c'è una ragazza che sta arrivando. Però vincete anche voi. Dove si trova? Via Fontanelle. Brava, hai vinto. E come ti chiami? Maria. Ecco, anche per te. Aspetta che... Tieni, questo è un cappellino. Da ritirare da Black and White.
excited. I'm a fire starter, twisted fire starter. Questa volta ve lo vedete, immagini in movimento. Guarda, guarda quante cose che ci sono. Guarda qui. Ma qui dove siamo? Castellammare, via. Che cosa sarebbe? No, ricordatemi l'indirizzo, perché questa è l'ultima settimana, siamo voluti venire. Dici l'indirizzo, Mauro, Mauro Ferrentino. Via Cosenza 51. Via? Cosenza 51. Via Cosenza 51, una nostra promessa a chi verrà in questo negozio è un gioiello in omaggio. Non no, un gioiello in omaggio no, ma un occhio di attenzione da questo negozio, le ferre che abbiamo visto in foto per 4 settimane. Un saluto, ci rivediamo alla prossima, anche la 30ª puntata è terminata. Arrivederci, ci aspetta il furgone fuori, eh. Poi ci faremo sentire.
adesso il discount Panta Leone e vogliamo chiedere ai due clienti, eccoli qui, beccate al volo, ecco, venite, 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 vicino alla nostra unità. Sai cos'è People? Sì, è una boutique. Guarda, la telecamera è lì però. È una boutique di moda. Una boutique di moda che si trova dove? Con brava, brava, brava! Hai vinto una polo e un cappellino con un bel marchio People. Grazie. Invece a te voglio chiedere quante, visto che ti sei comprato, aspetta, questo cos'è? Un bagno schiuma. Voglio chiederti a questo punto quante volte a settimana ti fai la doccia o il bagno? Sette volte a settimana, aspetta che ci penso, ci ragiono, vuol dire che tu ogni giorno fai la doccia. Sì. A meno che tu in un giorno non faccia sette docce. Anche, può anche capitare questo, ma per questa viva sincerità ti regaliamo un Apollo e un cappellino col marchio Pipo. Sei contento? Arrivederci, arrivederci dalla boutique Pipo e soprattutto dalla nostra unità mobile. Siamo in giro per le strade della Campania, questa sera a Poggio Marino, domani non so, dopodomani non so, concluderemo alla grande a Poggio Marino.